ha chiamato anche il mitologico fruttariano Max Gaetano. Caro sì, Max, ma tanto è l'ultima puntata, è tutto chiuso. Cari ragazzi, Giuseppe Babenzo, tutto bene? Perché lo chiami Babenzo ogni volta? Per spiegami. Me possono parlare tutti oggi, tanto parleremo fine di Homo Tropicus, dove si parla di Babenzo, sì, proprio sì, viene citato benissimo nel libro più scientifico della storia dell'umanità. Ma qual è il sfogatevi oggi pure. Viene citato Babenzo. Che libro è? Non ho capito. Allora, il libro è edito da un editore, da uno dei più importanti editori universitari d'Italia, che è Aracne. L'autore Aracne è uno dei più importanti autori degli studi sulla vitamina B12 e la vitamina C. Ma non ho capito, che cazzo c'è scritto in questo libro che si chiama Homo Tropicus? Che c'è scritto? Homo Tropicus, c'è scritto che inconfutabilmente, attraverso tutti i papers scientifici citati, la specie umana è frugivora, cioè tradotto per Babenzo è fruttariana, cibo specie specifico è fruttariano. Il cibo ce ne frega a noi se la specie umana è fruttariana? A noi che cazzo ce ne frega? A pranzo ho mangiato degli arrosticini ottimi arrosticini a pranzo. Su 8 miliardi di persone, un miliardo di babbenzi sono affetti da deficit cognitivo, un ottavo della specie umana. Sì, sì. E perché? Citazioni scientifiche, perché? Cioè, ti rendi conto di quanti babbenzi in più? Più un altro miliardo in stato subclinico, cioè non pienamente diagnosticato, di babbenzi. Quindi abbiamo non ho capito nulla. Questo un miliardo che sarebbero, ho capito, perché non mangiano robe fruttariane? Ovviamente, esatto, perché è dimostrato che o c'è il cibo specie specifico, la frutta, o il cibo ricaduto, la verdura, o ci sono gli pseudoalimenti, cioè sostanze neurotossiche, per esempio eccitotossiche anche. Sì, ma tu che cosa mangi tutto il giorno? Io mangio mele e frutta dolce di giorno e la sera verdura. Dunque mele e frutta dolce di giorno e poi verdura la sera. Ma tu puoi fare il cazzo che vuoi. Un miliardo di babbenzi con ritardo cognitivo, ma fai benissimo della specie umana, tu ti rendi fai conto? Benissimo a mangiare quello che per me tu puoi mangiare anche le feci dei cani e dei gatti. Senti, se tu sostieni che le feci dei gatti sono utili, ma io sono d'accordo con te. No, io oggi sono d'accordo con tutti voi. Tutti voi matti, sono d'accordo con voi. No, per me le feci se usi le feci dei gatti, prevedi le coliche. Senti, mangia le feci dei gatti, previeni le coliche. Vabbè, chi se ne frega, Max, scusami un attimo, ma tu non ho capito. Tu credi che ci sia dietro le alluvioni, quelle cose di questo periodo, che pensi che ci sia la mano di qualcuno? No, assolutamente no, è semplicemente la cosiddetta civilizzazione, cioè la costruzione di case che stupra il territorio, e ovviamente se costruisci sotto l'Etna, vicino ai fiumi, o se gli alberi vengono mantenuti male, è ovvio che accade quello che accade, dato che siamo di Milano entrambi. Ciao. No?